scioglimento del comune. Io vi ringrazio di quello che voi state facendo, perché sinceramente avevo perso le speranze. Non mi sono arreso su niente, caro collega sindaco. Quando è successo a me, avendo la consapevolezza di quello che portavo dentro, ho detto io scalerò le montagne per dimostrare la mia onorabilità, mia, della mia famiglia e della mia comunità, come diceva bene il segretario poc'anzi. E insieme ai miei collaboratori, consiglieri, abbiamo lottato contro tutti, senza fare sconto a nessuno. Abbiamo subito l'accesso ispettivo, sono stati commissari con me mentre ero sindaco a controllare le carte per ben quasi 3 mesi. Lì ho chiesto un'audizione dove, che in un primo momento non me l'avevano acconsentito, ma dopo me l'hanno acconsentito, e ho fatto l'audizione con i 3 commissari che stavano facendo l'accesso ispettivo. Alla fine del mio intervento con i commissari ho concluso: avete 3 mesi che controllate carte, gare, delibere. Se avete trovato un qualcosa che a me mi riconduce ad ambiente criminale o che io abbia favorito un qualcuno, mi dovete arrestare in seduta stante. Ma se questo non c'è, nessuno si deve permettere di infangare la mia onorabilità, della mia famiglia e della comunità di Giardinetto. Ho chiesto l'incontro al Ministro, ho chiesto l'incontro alla Commissione parlamentare antimafia, negato, tanto la dignità delle persone interessa a nessuno. Giovanni Geloso, che lavora da 30 anni a Palermo e subisce uno scioglimento per sospetto e infiltrazione mafiosa, diciamo, per molti è nulla, ma per me mi è crollato il mondo addosso. Perché dovevo dimostrare anche nell'ambiente lavorativo quello che è successo, quello che io sono stato nel tempo, perché a tutti possono venire sospetti. E penso che i colleghi sindaci che hanno subito questo provvedimento hanno passato quello che ho passato io allora. È passato qualche anno e ho, diciamo, tra virgolette, metabolizzato la questione. Quando è arrivato il provvedimento dello scioglimento al Comune di Giardinello, abbiamo fatto il ricorso al TAR con l'allora avvocato Giovanni Imbordino, eccellente. Mi ha seguito come un figlio, perché veramente ha detto, quando ho esposto il mio caso insieme a tutti i miei collaboratori, si è presa come se fosse suo figlio. Io credo in lei e porterò avanti queste istanze. Siamo andati 3 volte a Roma a seguire la nostra vicenda con le nostre tasche. Un sindaco di una piccola comunità che non percepisce nulla, che viviamo tutti di lavoro, e per difendere l'onorabilità e la dignità personale non ci siamo fermati su niente. Io ho controbattuto mediaticamente sui giornali, sulle reti televisive, su tutto. Non mi sono fermato contro i prefetti, contro la commissione, contro i politici, contro tutti. Non mi sono fermato su niente, perché la coscienza l'avevo pulita e ce l'ho pulita ancora tutt'oggi. E l'ho dimostrato ai miei figli e alla mia famiglia. Anche lì, dico, quando si spazza, tanto è facile, si deve fare carriera. Quindi il Comune di Giardinello è diventato un numerino da aggiungere, comune sciolto per mafia, perché si contrasta il sistema. Io sono... Secondo me non viviamo né in uno stato di diritto e né in uno stato dei prefetti. Viviamo in uno stato dove c'è gente che fa il lavoro per bene e c'è gente che il lavoro lo fa male. Ognuno di noi abbiamo le nostre ragioni. Ognuno di noi abbiamo le nostre ragioni. Possiamo dire tutto quello che vogliamo. Ma noi l'abbiamo dimostrato sui fatti. E l'abbiamo dimostrato con 45 pagine di sentenza del TAR Lazio che ci riabilita dopo 8 mesi. E non sto qua a dire quello che abbiamo provato tutti, compresa la mia comunità, a rinsediarci e a vedere i commissari che ci riconsegnavano di nuovo l'ente locale, perché quando si scioglie un comune si mortifica un'intera comunità e si lede l'azione democratica di un popolo.
un sindaco, i consiglieri comunali vengono eletti dal popolo. Impiantano uno scioglimento su delle intercettazioni di terze persone. Né io e né chi, i miei collaboratori e nessuno del consiglio comunale, né maggioranza né minoranza, ha subito né avvisi di garanzia e né rinvia giudizio. Terze persone che in campagna elettorale parlavano al telefono hanno impiantato uno scioglimento di un comune. Lì abbiamo smontato tutto, avendo avuto accesso con non poche difficoltà alle carte, con 3.000 omissis di mio nonno che nemmeno ho conosciuto, che ha rubato una gallina, è una, diciamo, sì, modo di dire, perché poi si risale, diciamo, a tutta la storia di un paese di 2.400 abitanti, dove siamo tutti cugini, dove siamo tutti parenti, dove ci conosciamo tutti, dove dobbiamo eventualmente chiedere, secondo la prefettura, che ha il sospetto, la cultura del sospetto, perché si basa sulla cultura del sospetto, che questo è, perché se deve passare questo messaggio, la cultura del sospetto, scegliamo tutti i comuni della Sicilia, mandiamo i commissari ad amministrare i comuni, così loro sono bravi, sono casti e amministrano l'ente locale, comuni falliti anche dal punto di vista finanziario. Perché poi vinciamo questo ricorso, ci rinsediamo, continuiamo l'azione nostra amministrativa, circondato di ragazzi. Io ero circondato da persone per bene, di tutte, diciamo, le estrazioni sociali, e lavoravamo con un entusiasmo enorme. Lavoravamo con entusiasmo. Quando a Giardinello c'era la mafia non succedeva niente. Quando a Giardinello si insediò questo signore, si è aperto, diciamo, si doveva, diciamo, trovare per forza, diciamo, la cosa per sciogliere il comune di Giardinelli. Non sto qua a dire quale è stato, diciamo, la spinta o il motivo per poter, diciamo, arrivare a ciò, ma le influenze sono state da tutti i lati. Ma le ho dette pubblicamente, io non ho paura di nessuno, cioè non mi sono fermato davanti a niente, a nessuno, perché io alla fine so quello che porto sulle mie spalle, quindi l'ho difesa bene l'onorabilità della mia famiglia e della comunità. Ci rinsediamo al comune di Giardinello dopo otto mesi di amministrazione da parte della triade che nomina il Ministero degli Interni. Troviamo, ereditiamo dopo 8 mesi un comune al disastro, un comune, diciamo, non amministrato, un comune amministrato. Ripartiamo all'ultimo giorno utile, il Ministero degli Interni si appella alla sentenza del Consiglio di Stato e del Tar Lazio. Mondo addosso, Stato contro Stato, cioè a noi ci riabilita il Tar Lazio con la Corte, il Presidente, 4-5 magistrati che valutano le carte, e ci riabilitano il Consiglio di Stato, cioè il Ministero degli Interni si appella al Consiglio di Stato. Dopo mesi esce una sentenza del Consiglio di Stato da parte di sicuramente un prefetto nominato dalla politica, perché il Consiglio di Stato sono nominati dalla politica, con due paroline. Dice: questa amministrazione ancora può sussistere il sospetto di non lo so che cosa, può essere influenzata non so da chi, e ci rispediscono di nuovo a casa. E questa è la nostra, diciamo, la nostra storia. Giardinello è stato il primo comune in Sicilia e non so in Italia, dopo lo scioglimento, ad essere reintegrato. Il comune di Giardinello in Sicilia è stato il primo comune, in Italia non lo so, ma in Sicilia sì. A Valle Lunga avevamo pure ottenuto la reintegrazione, sì, in senso analogo al vostro. Quindi ad essere reintegrato. Speriamo che arriva anche questo. Giardinello è stato il comune, diciamo, il primo comune in Sicilia ad essere reintegrato. Dopo il Consiglio di Stato ha pensato bene di risciogliere il comune di Giardinello. E questa è, diciamo, la mia
tra virgolette, storie e dei miei collaboratori.